con la consapevolezza di poter cogliere una grande occasione, arriva la prima chiamata per il Real Pomezia e per la sua ambizione massima. La vetta è lì ad un passo, ma davanti c'è il Monte Celio per il grande calcio e perché è più difficile e ancora più bello. Senza paura gli uomini di Punzi partono alla baionetta. Al 20° il primo brivido per il Monte Celio con Roversi, che dalla tre quarti prova la grande conclusione, ma è prodigioso l'intervento di Fasoli. 10 minuti dopo, difesa ospite in affanno, sponda d'oro di Roversi per Monteforte, ma il nuovo gioiello di casa si perde il pallone. Lo squillo del Monte Celio arriva al 43°. Persichetti, ben liberato al limite dell'area, prova il sinistro, ma Della Portella gli si oppone con la mano di richiamo. Allo scadere della prima frazione, il tridente di Punzi colpisce. Da rinvio del portiere, Roversi spizza, Monteforte allunga di testa e Pascucci affonda il piattone per l'1-0 meritato del Real Pomezia. Partita che riprende con gli stessi toni. Il Real Pomezia costruisce con facilità, ma non trova il raddoppio. Ci prova prima Monteforte con un sinistro potente a giro. Poi è Pascucci, galvanizzato dal gol, ad andarci molto vicino. Servito da Roversi, guadagna l'aria. Ottimo spunto, ma lo ferma il palo. Poco dopo, situazione simile. Ancora Pascucci, si libera di Aversa, ma stavolta è Fasoli a salvare in qualche modo. Il Real Pomezia sciupa, il Monte Celio lo castiga. Punizione di Vivirito, giro perfetto ed è rete, 1-1 che raggela il comunale. Il Real Pomezia accusa il colpo, ma può riprendersi al 75°. Punizione dalla sinistra di Peri. Morini non ci arriva, ma c'è Roversi che in maniera sporca ma efficace spinge la palla in rete. Esulta la sua maniera Roversi, che riporta i suoi in vantaggio, 2-1. La partita si è però riaccesa. Ricci ha l'argento vivo addosso e mette in imbarazzo la difesa avversaria, che lo ferma in maniera dubbia. L'arbitro indica il fondo e proteste nel Monte Celio, che si ripetono all'80°. Tocco prezioso di Fiore per Ricci, che firma un gol strepitoso. Peccato però che l'arbitro fischia prima per offside. Ma le emozioni terminano qui. Notizie dolci arrivano dagli altri campi. Il Real Pomezia per questa settimana è la nuova capolista. Noi creiamo tanto, ovviamente tutte le partite possono finire 5-0. Però purtroppo sempre 2-0, 2-1, rischiamo fino all'ultimo. Dobbiamo essere più freddi sotto porta, sicuramente dobbiamo impegnarci tutti a fare più gol possibili. È l'ennesima domenica che non ci danno dei rigori, secondo me clamorosi, però l'arbitro non li vede, se vede con noi hanno dei problemi di vista.